premio speciale cinema e musica a Vince Tempera. Valeria Della Rocca, siamo arrivati alla 10ª edizione di questo galà che cresce anno dopo anno, riconoscimenti a livelli nazionali e internazionali, tant'è che quest'anno c'è stata anche la partnership con MTV che è stata presente nelle mattinate negli incontri con i ragazzi. È un parterre eccezionale questa sera, ci vuole anticipare un po' le premiazioni? Sì, quest'anno andiamo un po' a celebrare quelli che sono i 10 anni, se vogliamo, e quindi poniamo i riflettori un po' su quello che è stato, quello che sarà. Grandi personaggi che sono venuti stasera, che riceveranno anche dei premi. Abbiamo Sabrina Impacciatore, che è una bravissima attrice, ci sta Franca Leosini, ci saranno proprio i vincitori anche del come Rising Star, quindi attori emergenti, che è un altro diciamo tassello che abbiamo inserito nel Gala del Cinema proprio per valorizzare i giovani talenti che poi potrebbero diventare veramente dei grandi e affermati attori, come è successo per Marco D'Amore, e quindi siamo anche a volte un po' degli scopritori, portiamo anche un po' fortuna. Io credo che nel cinema la musica sia la cosa più importante, sembra strano, ma noi se ci ricordiamo di Via col Vento è perché ancora oggi la musica che viene usata da Bruno Vespa in Porta a Porta, però la musica esiste ancora. Clark Gable l'abbiamo dimenticato, ma la musica c'è, hai capito? Quindi questo vale anche per i film di Alberto Sordi, i film soprattutto italiani, erano pieni di musica, di melodie che si ricordavano. Vedi Totò, Ma la femmina, ad esempio, un altro esempio. Oggi diciamo che la musica è un po' in tono minore, un po' più da tappezzeria, ma una volta la musica era molto importante. Infatti io sono qui perché ho fatto anche alcuni film, ho fatto più di 100 film e 10 situation comedy fiction, e fra questi film c'è Fantozzi. Io ho fatto cantare Villaggio in Venga di qui, io e mio amico Frizzi Convixio, e poi c'è Febbre a cavallo, e poi c'è un altro film, Lucio Fulci, tutte le musiche che poi Tarantino ha usato in Kill Bill. Devo dire, è stata una fortuna. Più parliamo di fiction o di seriali, oggi sono 40 anni di UFO Robot, di Goldrick, di Remy, Anna Gabelli Rossi, e poi Daitan 3, Nano Mork e Mindy. Io conobbi Robin Williams che era all'inizio della carriera, quindi sono le cose che rimangono nelle generazioni. A volte gli attori ce li dimentichiamo, le storie si dimenticano anche quelle, ma la musica no. Ecco, ma allora ce lo racconta un aneddoto che le è rimasto impresso relativamente a qualche artista con il quale si è incontrato nel momento in cui doveva realizzare una musica? Ma artisti, aneddoti ce ne sono tanti nella mia vita riguardo. Devo dire che un aneddoto, quando io ho scoperto Gianluca Grignani, uno dei tanti, e per 3 anni le case discografiche non lo volevano, che no, è giovane, non ci piace, è stonato. Allora d'estate, il 2 agosto, convinsi per stanchezza un discografico a fare il contratto, e dopo quel contratto andammo a Sanremo. Ma c'è una cosa importante, questo riguarda anche il cinema, che la prima canzone con cui noi uscimmo era La mia storia tra le dita. Andai a una radio importante milanese e dissi: volete fare questa canzone, passarla? Mi dice: no, noi vogliamo tot milioni di lire, se no non passa, perché è così. Iniziamo a far girare la canzone da Radio Ciccio Riccio in provincia di Bari, credo, no? E da lì la canzone è andata su per tutta la penisola fino a Milano. Un giorno io lavoravo con Fiorello, che era in questa radio importante, arriva il direttore artistico che dice: sai Vince, avevi ragione tu, perché? Perché noi non abbiamo mai passato questa canzone. Poi un giorno ha chiamato una ragazza e ha detto: ma avete Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita? E loro hanno detto: ma non so, non è in programmazione. E allora lei disse: ma che ca di radio siete? Dopo 5 minuti la canzone era in onda. Il pubblico ha sempre ragione. Maestro al Gala del Cinema e della Fiction, questa sera verrà anche premiato ed è giusta la sua presenza in quello che è naturalmente un gala che anno dopo anno celebra le bellezze che vengono realizzate a Napoli per quanto riguarda il cinema e la televisione. Sì, poi l'idea di prendere un premio speciale per il cinema e per il teatro è una grandissima soddisfazione all'interno di una
manifestazione importante, consolidata, che ormai ha 10 anni di vita e che si è fatta strada in tutta Italia, non solo in Italia. Questa è una bellissima soddisfazione. Poi dopo Così parlo Bellavista, l'adattamento teatrale che ho firmato, ho messo in scena con tanti attori straordinari come Marisa Laurito, Nunzia Schiano, Benedetto Casillo. Quale gioia maggiore dopo aver debuttato al San Carlo che ricevere un premio come questo. Tripudio da parte del pubblico, grande soddisfazione per la critica, per lo stesso De Crescenzo del suo compleanno, non potevate fargli il regalo più bello, però riprenderete lo spettacolo, sarete al Diana. Come no, saremo 3 settimane al Diana e poi 3 settimane a Roma al Quirino, il mio teatro, il Quirino Vittorio Gassman, e poi 3 settimane anche in Campania, nel senso saremo a Salerno, ad Avellino, insomma toccheremo varie città della Campania, varie città della Campania. Il decentramento è una cosa preziosa, il nostro circuito teatrale regionale è un circuito che funziona benissimo e porta a casa di tutti il teatro. A me questa è una cosa che piace molto. Il premio speciale della giuria che va... Premio speciale della giuria consegnato a... Sabrina Impacciatore! Sabrina Impacciatore a Napoli, in questa serata al Castello, per ricevere un premio. Sabrina, che premia tutte grazie, le straordinarie attrici, gli straordinari attori e quanti lavorano nel settore del cinema e della fiction. Sì, guarda, il premio l'ho già ricevuto in questa prima oretta, perché erano anni che non ricevevo tante manifestazioni di affetto tutte insieme, tutte così concentrate, quindi mi sento di aver già vinto, potrei tornare a casa. E c'è un'atmosfera bellissima, è la prima volta che vengo qui al Gran Galà del cinema e della fiction e sono veramente felice di aver ricevuto, anzi di ricevere questo premio. Possiamo dire allora che Napoli in qualche modo ti ama, il pubblico di Napoli te lo dimostra. Guarda, ne sarei proprio orgogliosa, perché il pubblico di Napoli si distingue da tutti gli altri pubblici. I napoletani sono talmente affezionati ai loro beniamini che li sostengono. Io lo dico sempre ai miei amici, dovremmo essere nati a Napoli per diventare delle vere star, perché in Italia c'è questa tendenza a non sostenere i propri talenti, a svalutarli, a denigrarli anche in alcuni casi. Invece i napoletani hanno un calore, ma sono proprio, per me sono veramente, io veramente rimpiango di non essere nata a Napoli e magari nella prossima reincarnazione. Il ruolo a cui sei più affezionata, c'è un personaggio che in qualche modo ti ha scosso, al quale ti sei particolarmente affezionata? Guarda, è una bella domanda, ma in realtà non sono tanto in grado di rispondere, perché ogni volta che io interpreto un personaggio me ne innamoro così profondamente da dimenticare tutto il resto e da dimenticare tutto quello che ho fatto prima e tutto quello che potrei mai fare. Esiste solo lui, esiste quella compenetrazione, quella ricerca che io faccio all'interno di un ruolo. E quindi infatti c'ho un percorso abbastanza schizofrenico, perché scelgo tutti i personaggi il più diversi possibile per poter fare dei viaggi sempre nuovi e davvero li amo tutti, non saprei dirti, li amo proprio tutti. E allora cinema o fiction, visto che qui parliamo dell'uno e dell'altro? Tendenzialmente preferisco il cinema, perché il cinema è proprio il sogno di bambina, no? E quindi sono affezionata al sogno di bambina. Devo dire che adesso le fiction, anche quelle italiane, stanno progredendo tantissimo nello stile, nella scrittura, nel gusto, e quindi per un attore è anche più stimolante adesso fare dei progetti televisivi, per cui insomma spero di poter alternare i due mezzi. Sono contentissimo, io non mi sento più giovane. Non è che non mi sento, ho 30 anni, posso dire di essere ancora giovane? Allora il giovanissimo attore, allora mi piace questa cosa. Pensiero su questo galà? È la mia prima volta, il posto è assurdo, perché poi si scoprono tante terrazze, di là scendendo giù ho scoperto altre cose nuove. E quindi a fine serata vi dirò come è andata, come mi sono sentito. Era un bel parterre, incontrare tanti amici, tanti attori, è anche un modo per confrontarsi e discutere di cinema che sta vivendo un bel momento in Italia, come le fiction. Certo, cioè, appunto ho incontrato Rosario, che è un produttore che non vedevo da tanti anni, c'è anche dovrebbe venire Salvatore Esposito, con cui ho fatto un film dove facevamo gli sposi, quindi il mio sposo, quindi verrà anche il mio sposo. Premio speciale cinema e moda, Gaia Bermani Amaral.
Si parla di cinema, si parla di fiction. Bentornata al Castello Medioevale, qui a Castellammare. Anzitutto un pensiero su questa serata e su questo ritrovo tra colleghi, tra straordinari colleghi. Allora, è la prima volta che vengo qua e devo dire che è una location pazzesca, veramente bellissimo, organizzato molto bene questo evento, questo galà. E quindi sono molto contenta di essere venuta, anche se arrivare da Milano non è stato proprio un attimo, però ne è valsa la pena. Sarai premiata questa sera? Sì, un premio speciale cinema e moda. E la moda cosa rappresenta per te? Per un'attrice è sempre importante, no? Che rapporto hai con la moda? È una compagna di vita, anche perché comunque la moda supporta da sempre il cinema, aiuta a creare magie e alchimie, e quindi credo che sia un piccolo dettaglio importante a creare una grande magia di un film, insomma. Anche perché, come le grandi dive anche di un tempo, in te ritroviamo l'eleganza unita alla semplicità, possiamo sottolinearla questa cosa. Che carina, grazie! Ci sarebbe stato il premio, poi abbiamo una giuria di critici cinematografici. Grazie, grazie mille. E nel quotidiano invece cosa indossi? Quotidiano, felpone, jeans, scarpe da tennis. Mi piace stare comoda, però sempre, insomma, con eleganza. Come sarà questo 2018-2019? Allora, di nuovo c'è che ho aperto una casa di produzione cinematografica e quindi stiamo lavorando su dei progetti e l'estate del 2019 inizieremo le riprese del nostro primo film come casa di produzione, che si chiama Silver Productions, e quindi insomma non vedo l'ora, perché è un nuovo inizio complementare a quello, insomma, del ruolo di attrice.